Allora, buongiorno a tutti, faccio passare qualche secondo in maniera che chi ha piacere si possa collegare. Comunque siamo in provincia di Venezia, siamo a Marghera, Porto Marghera, che è una delle zone industriali più famose o famigerate d'Italia. Qui c'erano molte industrie che avevano un certo impatto ambientale e oggi siamo qui perché invece abbiamo sotto mano quella che è una realizzazione concreta, funzionante, operativa, totalmente operativa, che invece fa parte del nuovo modo di produrre che vorremmo in tanti, una grossa fetta della società, per non dire tutta, vuole passare a produzioni pulite. Quindi qui stiamo visitando quella che era una tradizionalissima raffineria di petrolio in quella che invece è diventata una bioraffineria, per cui si produce sempre sì combustibile, ma in maniera totalmente diversa, quindi partendo da biomasse in maniera biologica, quindi con un impatto ambientale completamente diverso, estremamente, mostruosamente più sostenibile. Ora io praticamente mi taccio perché avremo i vari esperti, i vari dirigenti, la bioraffineria è dell'ENI, quindi insomma non è assolutamente una cosa segreta, che ci spiegheranno come sono arrivati a questa decisione, come funziona la bioraffineria. Abbiamo l'ingegnere proprio che ha progettato questa conversione e quindi lascio a lui la parola. Spero che la cosa possa essere interessante, sono convinto sarà molto interessante, perché questo è una grossa fetta del nostro futuro. Abbiamo detto il passaggio dalle fossili alle rinnovabili, il passaggio dalla petrolchimica alla chimica verde, e qui abbiamo proprio l'esempio concreto. Non parliamo di test, ma di una fabbrica totalmente operativa e funzionante. Adesso faremo una parte qui teorica, a voce, poi ci accompagneranno un attimo anche fuori quello che si può vedere, perché naturalmente è un posto che ha le sue esigenze anche di sicurezza, quindi ci porteranno a fare vedere alcune parti, ma l'importante sono le spiegazioni teoriche che ci verranno date. Qui abbiamo un grosso pezzo di futuro, tra l'altro un'eccellenza italiana, mi pare che non ce ne sono molte di similari al mondo. Comunque lascio la parola all'ingegnere che adesso ci spiegherà appunto questo gioiellino tecnologico. Grazie. Allora, comincio io, sono Antonio De Roma, il direttore della raffineria, le rinnovo il benvenuto in questa bioraffineria qui a Porto Marghera, le presento i miei colleghi, l'ingegner Rispoli che è il direttore portafoglio Marghera, il Luca Alburno che è il responsabile della produzione, direttore tecnico di questa raffineria, Alessandro Sabelli dei rapporti con le istituzioni e Francesca Temollo con i rapporti con i media. Lei citava il fatto che saremo impegnati in un giro all'interno della raffineria, quindi è nostro compito dare alcune indicazioni di sicurezza della raffineria. Poi la raffineria, il suo processo e come e perché noi abbiamo fatto questa conversione verrà ben spiegata dall'ingegnere Rispoli. Faremo il giro con un autobus, quindi saremo nell'autobus troveremo alcuni dispositivi di protezione individuale che sono necessari per essere indossati qualora vi fosse una condizione di emergenza. Alcune indicazioni: ovviamente è vietato fumare o introdurre fiamme liberi, è vietato l'uso dei cellulari nelle aree di impianto, quindi ci sarà una sbarra al di là della quale tutti i cellulari dovranno essere spenti, è vietato fotografare e video riprendere. Abbiamo previsto una discesa qualora necessaria e voluta in area d'Arsena, e quest'area qui vicino nella raffineria, dove potremo, indossando il casco, fare alcune foto senza il collegamento, però con la modalità aerea del cellulare. Cosa troveremo nell'autobus? Troveremo un casco che dovremo indossare quando scenderemo dall'autobus, lui va semplicemente regolato alla misura della testa. Troveremo una maschera che serve a filtrare gli eventuali gas tossici presenti. Sono presenti in raffineria in quantità notevolmente inferiori a quelle di una raffineria tradizionale, ma ancora presenti. Sì, questa si applica con il tappo nasale e si indossa come un normale boccaglio, come una maschera per fare il bagno a mare. Uno di noi sarà dotato di un dispositivo che misura la concentrazione di H2S, che è l'unico gas tossico presente nella raffineria. In condizione di allarme lui ce lo segnala sia in modo acustico che luminoso e ci indicherà di portare la maschera alla bocca, e questo ci consentirà di uscire
dall'impianto. Nella sacca è anche presente un cartoncino dove sono indicate le vie di sicurezza e i punti in cui vi raccolgo. Ovviamente voi sarete sempre accompagnati da lui, quindi vi comunicheremo tutte le indicazioni e le disposizioni che dovremo affrontare. Questi sono i dispositivi che troveremo nell'autobus, questa è la piantina che è indicata in quel cartoncino. Ovviamente la segnalazione d'allarme sarà indicata con due suoni di sirena in condizioni di preallarme, quattro suoni in condizioni di emergenza, sei suoni in condizioni di grande emergenza e con un suono lungo di sirena per un cessato d'allarme. Ovviamente queste sono indicazioni che noi vi dobbiamo dare perché necessarie per legge, ma ovviamente sarete incolumi e faremo questa passeggiata nel miglior modo possibile. Quindi io chiedo ad Alluca di cambiare la presentazione e quindi lascio volentieri la parola all'ingegner Rispoli. Bene, allora, buongiorno senatore Girotto, buongiorno a tutti, buongiorno professore, buongiorno signora, e devo dire grazie Antonio per il briefing di sicurezza e direi che entriamo, ho preparato questa presentazione con la quale un po' raccontiamo in maniera abbastanza semplice, però non a scapito del contenuto tecnico-scientifico, di come è nata questa idea della bioraffineria e che cosa facciamo con questa bioraffineria, che cosa produce la bioraffineria e poi il nostro prodotto premium Eni Diesel Plus, che è quello che praticamente oggi stiamo producendo grazie a questa bioraffineria di Grazia. E allora, allora entriamo direttamente nel processo di ansia, così magari riesco a parlare meglio, e partiamo direttamente come nasce l'idea della bioraffineria. E questa idea della bioraffineria in realtà è un qualcosa che è nato intorno nel 2011-2012, e quando praticamente eravamo un po' nel pieno della crisi della raffinazione europea, perché a partire dal 2008-2009 eccetera c'è stato un grande calo dei consumi di benzina e gasolio in Europa, circa diciamo il 20%. Questo che cosa ha comportato? Che avevamo una maggiore capacità di raffinazione rispetto a quella che serviva realmente, e così in quel periodo purtroppo molte oil companies in Europa hanno cominciato a chiudere stabilimenti, hanno cominciato a chiuderli nel chiudere questi stabilimenti li hanno convertiti in depositi petroliferi, perché mentre in Europa chiudevano questi stabilimenti, in altre parti del mondo come il Middle East, come in Cina, come in India, invece in virtù di una domanda petrolifera e una domanda energetica crescente si stavano realizzando nuovi contesti petroliferi, nuovi contesti industriali. Quindi questo è un po' quello che succede in Europa, quindi la diminuzione, la competizione forte, perché noi l'industria della raffinazione in Europa nasce un po' a cavallo della seconda guerra mondiale e si sviluppa subito nel dopoguerra, e molti siti in Europa hanno circa 50-60 anni e quindi sono stati costruiti con metodiche diverse e soprattutto con un'economia di scala completamente diversa da quelle delle grandi raffinerie che oggi invece stanno nascendo in Medio Oriente e in India e in Cina. Andiamo, quindi questo è un po' il riferimento. Quindi da una parte abbiamo una grave crisi e quindi anche questa raffineria per Eni era stato deciso di chiuderla, perché delle raffinerie Eni questa era un po' la raffineria un po' più debole dal punto di vista economico, per cui dicevo beh, noi chiudiamo questa raffineria e utilizziamo la parte deposito petrolifero, porteremo la benzina e il gasolio da altre parti importandolo dall'estero o da altre raffinerie, lo stocchiamo qui e continuiamo a rifornire i distributori però con un qualcosa non più prodotto nel sito. Dopodiché un altro grande tema che noi avevamo era un po' il tema quello del come fare per migliorare i biocarburanti convenzionali. I biocarburanti sono un qualche cosa che noi utilizziamo per legge, c'è una legge europea che impone l'impiego di biocarburanti e c'è una legge italiana che recepisce questo mandato europeo, per cui oggi in Italia il 6,5% è in, diciamo, in
su base energetica di quello che vendiamo come benzina e gasolio deve essere di origine bio. Perché il Parlamento europeo ha voluto mettere questa condizione? Dice perché voleva in qualche maniera aiutare a sviluppare il mondo delle energie rinnovabili. Quindi dice: io intanto ti pongo questo obbligo in modo tale che tu possa utilizzare componenti rinnovabili, quindi che si potesse aprire una filiera, no, delle cosiddette componenti rinnovabili. Così c'erano già tante piccole società che producevano questi componenti in bio, però avevamo visto che questo gasolio, in particolare il puntatore non funziona, questo gasolio, come vedete qua, il cosiddetto FAME, che è il biodiesel convenzionale che si produce oggi in Italia, tende, per l'effetto del contenuto di ossigeno, per l'effetto che c'è una molecola che tende a, una molecola igroscopica, tende ad assorbire acqua, tende a formare queste muffe. Quindi c'è la macchina diesel, a volte sui filtri, e si formano queste muffe, e quindi poi uno, la macchina si ferma, usa un meccanico, spendere soldi, cambiare il filtro di gasolio e ripartire. Allora, partendo un po' da queste situazioni che noi vedevamo così, allora c'è nata l'idea, dico, beh, ma noi forse come ENI cerchiamo di provare, visto che io nel passato sono stato anche direttore della ricerca per 7 anni con ENI, e abbiamo cercato di dire come può un'azienda come ENI cercare di migliorare questi biocarburanti. E allora ci siamo messi e abbiamo iniziato questa ricerca, l'abbiamo iniziata nel 2006 questa ricerca, con la società americana UOP. Questa UOP è una grande società americana che detiene tecnologie in molti settori, sia nel campo della raffinazione del petrolio che della petrochimica, e allora assieme a loro abbiamo lanciato questo progetto. Una parte l'abbiamo fatto noi nei nostri centri di San Donato Milanese, dove abbiamo dei grandi laboratori, un'altra parte l'hanno portata avanti loro nei loro laboratori di Chicago. E mettiamo a punto questa tecnologia e troviamo, inventiamo questo HVO. HVO vuol dire Hydrogenated Vegetable Oil, quindi è un po' il prodotto che oggi stiamo producendo qui in raffineria. Quindi è un componente, è un gasolio completamente green, con caratteristiche, vedremo dopo, completamente diverse da quelle del cosiddetto biodiesel che oggi è disponibile in commercio. E che questo componente, per effetto della sua elevato potere calorico, la natura idrocarburica, e diciamo impediva e impedisce la formazione di quelle muffe che abbiamo visto prima, di quelle muffe batteriche. Ecco, qui c'è per esempio vedete proprio il nostro green diesel, che è completamente trasparente, che deriva appunto da questa idrogenazione. Questo è un biodiesel che invece abbiamo in commercio e che oggi viene utilizzato. C'è una grande differenza tra i due, e c'è un problema di stabilità chimica, che quello lì a sinistra è meno stabile, e favorisce la continuazione batterica, ha un minor contenuto energetico, perché in questo componente l'11% è ossigeno. Quindi l'ossigeno non concorre a dare energia al nostro gasolio, quindi vuol dire che c'è meno energia dello stesso litro, no? Dello stesso, quindi, litro di componente, più abbiamo meno energia rispetto a quello che invece stiamo producendo qui a tanto. Ecco, questo è, diciamo, l'esempio del, diciamo, come si può vedere, del green diesel che stiamo producendo in questo momento nella nostra raffineria. E andiamo avanti. Ecco, qui ho messo in diciamo, qual è la differenza principale tra quello che voi producete. Quindi qui ho messo il gasolio diesel, quello convenzionale, e questo è il biodiesel FAME. FAME vuol dire fatti acidi e metilestere, è un acronimo per dire un po' la formula chimica con la quale è formato, e questo è il nostro green diesel. Quindi green diesel, quindi questo HVO, che è Hydrogenated Vegetable Oil, dove vedete ossigeno non ce n'è per niente, quindi siamo ritornati al gasolio fossile, quindi invece qui c'è l'11%, la densità, il potere calorifico, quindi noi mettiamo nello stesso litro più energia, il cosiddetto cloud point, cioè la capacità di formare l'inizio di formazione di paraffine, quindi diciamo il più è basso questo numero, meglio è, vuol dire che se si va anche in montagna il motore diesel continua a funzionare molto bene. Il numero di cetano, è praticamente come nelle benzine, abbiamo il numero di ottano che dà l'idea della, di come
moltiplicatore della potenza della benzina, il numero cetano qui ci dà un'idea della infiammabilità del gasolio. Più è alto, meglio è, quindi vuol dire che la combustione è migliore e più omogenea all'interno del motore. Poi vedremo questo parametro quanto sarà importante dopo quando parleremo delle edizioni. Solo una conferma d'audio, si sente bene? Tu riesci anche a zoomare per far vedere i dati, così. Poi casomai se questa presentazione ce la potete dare. Sì, sì, poi parliamo, così la potete mettere. Così la mettiamo a disposizione, sì, insomma, sì, di chi volesse avere un po' di informazioni, tanto che avete così tutto pubblico. Sì, sì, sono da tutte le informazioni pubbliche che abbiamo già praticamente comunicato in vari convegni. Quindi, insomma. Scusa, preferite che le domande le facciamo per fine, possiamo interrompere. Ma secondo me come volete voi, se volete anche interrompere o parlare. Ma meno che vengono qualche domanda. Ma meno che vengono, secondo me. Forse è meglio che sono. Sì, sì, sennò magari. Ho finito anche per presentare il professore, è importante perché ovviamente mi sono fatto accompagnare da un professore qui dell'Università di Padova che insegna chimica e fra l'altro specializzato proprio in chimica. Le parrocchie di Lazio. Quindi ovviamente abbiamo chi mi aiuterà a capire meglio, insomma, le varie. Bene, allora continuiamo ad andare avanti. Ecco, quindi le cose che ho raccontato prima, la crisi economica, gli impianti, questa ricerca che avevamo fatto con gli americani, eccetera, e l'idea di produrre noi, anziché comprare, produrre noi, quindi noi avevamo due opzioni, l'opzione make o l'opzione buy. Nel passato utilizzavamo l'opzione buy, quindi compravamo come stanno facendo tutti i nostri competitors che comprano i prodotti sul mercato e poi diciamo li riutilizzano. Noi invece abbiamo deciso di passare all'opzione make. E allora mettendo un pochino tutto assieme, tutte queste cose, quindi lo scenario di biofuels, la tecnologia che avevamo sviluppato, questa ecofining, la crisi della raffinazione, quindi nasce questa idea di bioraffineria e quindi questo nostro brevetto che depositiamo nel settembre 2012, quindi un brevetto che dice: guarda, abbiamo avuto questa idea, non chiudere più questa raffineria. Questa è stata l'idea di questo nostro gruppo di ricerca che ha portato al vertice di Eni, dicendo: sì, voi volete chiudere la raffineria, però guardate che c'è forse una soluzione diversa. E questa soluzione, quindi in questo brevetto, noi abbiamo descritto come, partendo da una oil refinery, come si poteva riconvertire questa raffineria in maniera abbastanza semplice, con un progetto che noi abbiamo chiamato low cost, quindi con un progetto che impiegava un quinto del capitale che sarebbe stato necessario se avessimo dovuto costruire la raffineria ex novo. Perché l'idea all'inizio, quando avevamo avuto questa idea della raffinazione, della ecofining, avevamo anche provato a dire: ma la proviamo a costruire una raffineria? Abbiamo fatto questi quattro conti e i conti questo dicevano: ah sì, guarda, tu produci un bellissimo prodotto, però, amico mio, costa troppo, perché vuoi l'idrogeno, vuoi questo, vuoi questi impianti, la tecnologia è molto più sofisticata rispetto a quella del biodiesel convenzionale, quindi gli economics non c'erano. Quando sono tornati gli economici? Grazie a questo brevetto, perché noi abbiamo detto come riutilizzare impianti esistenti con piccole modifiche, quindi noi abbiamo fermato una parte della raffineria, abbiamo fatto piccole modifiche e abbiamo riutilizzato impianti esistenti. A questo punto il costo di investimento è diventato accettabile e quindi gli economics sono diventati interessanti. Quindi quando abbiamo presentato, quindi prima abbiamo depositato il brevetto, poi abbiamo presentato questo studio di riconversione al vertice di Eni, i politici hanno detto: beh, so, effettivamente ci sembra una buona idea, i conti economici sono tutti in ordine, quindi andate avanti. E quindi è partita l'idea sia per Venezia e poi abbiamo visto che avevamo un altro sito nostro abbastanza delicato ed era il sito di Gela, quindi e visto che il consumo di biocarburanti tende via via ad aumentare in funzione della normativa europea che ho citato prima, che poi diventerà la RED, prima era la RED 1, adesso diventerà la RED 2 che è in corso di discussione presso il Parlamento europeo, e a questo punto abbiamo detto sì, anche Gela si trovava più o meno nelle condizioni di Venezia, una raffineria
che aveva una serie di problemi e perdevamo tanti soldi nel sito di Gela, quindi anche su Gela abbiamo applicato lo stesso concetto e alla fine di quest'anno, all'inizio del prossimo, la raffineria di Gela sarà riconvertita in bioraffineria. Quindi avremo due siti importanti. Con queste due raffinerie, quindi Eni che cosa è riuscita a fare praticamente? È riuscita a seguire un po' l'andamento del mercato e a riconvertire due siti industriali senza disperdere buona parte di quello che è il patrimonio di uomini, di mezzi, di conoscenze che avevamo acquisito in decenni di attività lavorativa. Ecco, questa è stata un po' una scelta, una soluzione veramente importante che parte un po' l'esempio in Italia. E ci sono altre raffinerie che hanno chiuso, no? E per esempio la raffineria qui vicino a noi, qui a Venezia, c'è la via di Mantova che ha chiuso, la raffineria di Cremona che ha chiuso, la raffineria di Roma che ha chiuso, quindi sono tre raffinerie con un ciclo industriale tipo quella di Venezia. Però qual è la differenza? Perché Venezia è rimasta in piedi? Perché noi abbiamo investito in ricerca, quindi questa è un po' la dimostrazione, proprio il business case, dove se tu hai una realtà industriale e investi con regolarità in ricerca e innovazione, quando poi succede che gli altri vanno in crisi, tu hai già pronte le soluzioni per poter riconvertire. Perché la ricerca, dicevo prima che sono stato per diversi anni direttore della ricerca, non è in grado di dare una risposta immediata, cioè tu mi chiami, hai un problema, io ricerca, ti risolvo il problema. La ricerca è quella cosa che tu devi continuare a fare in maniera regolare, ovviamente con una certa visione, perché non è che fai ricerca tanto per ricercare, ma la devi indirizzare, e dopodiché se tu investi con regolarità, poi ecco, ti trovi ad avere delle soluzioni pronte quando queste ancora. Ecco, due parole voglio dire sulle persone che noi qui utilizziamo. Noi prima di fermare la raffineria avevamo circa 320-330 persone, e quando abbiamo fermato la raffineria adesso ne occupiamo circa 200, poco più di 200, come lavoratori diretti e altrettanto come lavoratori indiretti. Voi sapete che gli stabilimenti industriali vengono gestiti con personale diretto, con molti contratti terzi, e quindi diciamo riusciamo ad avere una occupazione ancora significativa. E a Gela manterremo, a Gela sarà un po' più grande, circa 400 persone e più diciamo poi altrettante per la parte logistica. Volevo soffermarmi un attimo sulle persone. Ecco, noi in una raffineria di petrolio o una bioraffineria come la nostra, salvato questi posti di lavoro non è tanto importante per il posto di lavoro in sé, ma è stato fatto uno studio tempo fa dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, e l'Unione Europea ha detto che in Europa c'è l'industria farmaceutica e l'industria che ha il maggior numero di laureati per addetto e per nel loro sistema. La seconda industria in termini di conoscenze è l'industria petrolifera. Quindi diciamo, all'interno di una raffineria come la nostra trovate competenze che vanno dagli ingegneri chimici, meccanici, ingegneri civili, la parte strumentale, la parte di chimica, di ingegneri meccanici, elettrotecnici, perché produciamo anche energia elettrica. Quindi c'è un insieme di conoscenze davvero importante, e quindi interazione con il mondo universitario, con il mondo scientifico. Quindi aver mantenuto questo presidio qui all'interno di Venezia ha significato mantenere elevato tutto questo patrimonio di conoscenze, e l'alternativa sarebbe stata quella di trasformare tutto in un deposito petrolifero, dove con 30 persone, con degli addetti operatori che servivano per ricevere le navi, accogliere le navi, scaricare il prodotto, ricaricare le autobotti, eccetera. Quindi avremmo trasformato tutto questo sistema di conoscenze con dei tecnici che dovevano soltanto ricevere il prodotto via nave e poi caricarlo sugli autobotti e mandarlo agli di benzina. Ecco, questo è il valore di questa operazione che è stata fatta qui all'interno della bioraffineria di Venezia, e che poi sarà quella che anche nel sud, a Gela, dove abbiamo ancora tanti più problemi anche sotto il profilo socio-economico, quindi essere riusciti anche a Gela ad aver mantenuto in piedi questo livello di conoscenze, per noi Eni è stata una cosa davvero importante, e credo anche un po' per tutto il paese.
vediamo un attimo alla bioraffineria in sé per dire un pochino, ecco, questo è un po' come la raffineria. Noi siamo qui all'interno di quest'area, poi la gireremo. Questa è l'isola di petrolio, un'isola che di fronte a noi, dove prima veniva stoccato il greggio che arrivava qui al pontile di San Leonardo, noi diciamo il greggio dal pontile, adesso invece qui utilizziamo questa isola di petrolio come stoccaggio per i nostri carburanti, per la benzina e il gasolio che invece stanno continuando ad arrivare dall'esterno, dalle altre raffinerie del mondo ENI. Poi, qui diciamo, facciamo vedere con rispetto a Venezia come siamo collocati, ecco, vedete un po', questo è un po' il primo insediamento industriale, troviamo qualche riferimento anche storico di questa raffineria, perché è la raffineria più antica che abbiamo in Italia, questa qui di Porto Marghera. Qui insistiamo, l'area nostra è un'area che tutto insiste nel nord-est, un'area anche molto importante dove la domanda di energia è abbastanza elevata, quindi essere presenti anche in questo territorio per noi significa poter soddisfare una domanda energetica del Triveneto, Triveneto che è abbastanza sviluppato e quindi diciamo richiede molta energia. Vediamo un po' qualche cenno sulla storia della raffineria. Ho detto la raffineria di Venezia è la raffineria più antica che abbiamo in Italia, quindi nasce il primo insediamento industriale, nasce nel 1926, quindi abbiamo celebrato già da 2 anni i 90 anni di attività industriale, quindi qualcosa di veramente importante. Poi la raffineria ha subito il bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale, e c'è la fase della ricostruzione e poi diciamo nella via via si è sviluppata, abbiamo aggiunto i nuovi impianti fino a come era negli anni 2000 e poi il perché della riconversione. Riepilogando, quindi noi abbiamo riconvertito questa raffineria per dare un futuro economicamente sostenibile alla raffineria, quindi questa non è stata la riconversione di facciata che può dire, ma sai che cosa fai, c'è una crisi, c'è una cosa, riconverti. No, è una riconversione che nasce da un grande progetto di ricerca, però da una sostenibilità economica. Noi qui perdevamo diversi decine di milioni di euro l'anno, prima di chiudere perdevamo 50-60 milioni di euro l'anno, e quindi eravamo nel pieno della nostra crisi. Oggi abbiamo un conto economico che è in equilibrio, quindi siamo in una fase, adesso abbiamo già fatto maturato i 3 anni di attività, la stiamo ancora ulteriormente consolidando e quindi abbiamo già raggiunto in questa fase il break even e quindi puntiamo nel nostro piano, prevede di ritornare a generare profitto nei prossimi anni. Una maggiore sostenibilità ambientale, quindi la ragione di questo progetto è una maggiore sostenibilità ambientale perché produciamo qualche cosa che sotto il profilo ambientale è migliore rispetto a quello che le altre aziende mettevano a disposizione. E poi questo futuro lavorativo che ho già detto prima. Due parole su come funziona la bioraffineria, questo anche per dire praticamente che cosa stiamo facendo diciamo in dettaglio. Noi praticamente adesso qui importiamo un olio vegetale, in questo momento stiamo importando olio di palma e poi utilizziamo olio di palma più altre materie prime che vi racconto. Il processo segue due cose molto semplici. Prima nell'olio vegetale c'è l'ossigeno che viene tolto, eliminato attraverso un processo di idrogenazione, c'è una fase di isomerizzazione, ramifichiamo, prima produciamo delle paraffine che sono lineari, dopodiché le rendiamo ramificate per dare al prodotto che generiamo delle caratteristiche ideali per fare per un ottimo gasolio. E poi produciamo anche il GPL, che vediamo come green GPL nella nostra rete, potremmo produrre, non lo stiamo ancora producendo, del green jet, quindi anche il jet potrà essere di origine green, e per il nostro green. Abbiamo mantenuto in piedi praticamente una produzione di benzina che ci serve per generare dell'idrogeno. Ecco, questo è lo schema
attuale che è rimasto in marcia del vecchio schema industriale, quindi abbiamo lasciato una parte dei vecchi impianti, in particolare il reforming catalitico che è rimasto in marcia, quindi noi importiamo Virgin Nafta, con questo reforming catalitico continuiamo a produrre benzina e produciamo l'idrogeno che poi andremo a utilizzare in questa parte qua. Quindi l'idea di questo progetto, per ottimizzarne i costi, abbiamo detto una parte della fine convenzionale la mettiamo in marcia, una piccola parte, quella che ci serve per darci l'idrogeno, e dopodiché tutto il resto è stato fermato, messo in sicurezza e fermato. E poi una parte degli impianti che erano del vecchio schema sono stati riconvertiti nell'assetto green. Quindi, scusa, sottoprodotti qui non c'è. Noi produciamo soltanto GPL, il green jet lo produrremo in futuro e poi produciamo. E non avete altri? Non abbiamo altri, no, non abbiamo niente. Attualmente non abbiamo niente. Il gas che viene riutilizzato nel ciclo di raffinazione. Poi andiamo avanti. Ecco, questo facciamo vedere praticamente rispetto alle emissioni, no? Se uno confronta le emissioni, prima avevamo delle emissioni di SO2, di NOx, di particolato e di ossido di carbonio. Vedete ovviamente una riduzione drastica sia dell'SO2, degli NOx, del particolato, eccetera. Questo si è ridotta anche la lavorazione e cambiata la tipologia di lavorazione. Quindi quando diciamo che è molto più sostenibile dal punto di vista ambientale, il footprint ambientale è cambiato in maniera significativa. Quindi la SO2 che prima veniva emessa è ridotta dell'88%, gli NOx del 15%, il particolato del 68%, l'ossido di carbonio del 26%, quindi raggiungendo dei livelli, lasciatemi dire, davvero bassi. Questo grazie alla materia prima che è più pulita. Diciamo. Grazie alla materia prima che è più pulita e che quindi diciamo è il diverso schema industriale che stiamo utilizzando. Ecco, l'evoluzione, questo è un po', diciamo, abbiamo raccontato praticamente un po' di nuovo tutto il ciclo del nostro progetto. La raffineria parte nel maggio 2014, quindi l'oil-in di questa raffineria è in maggio 2014. Quindi abbiamo già, lo dicevo prima, 3 anni, ma il tempo passa, siamo già adesso a maggio, quindi praticamente siamo già al quarto anno di vita della bioraffineria di Venezia. Quello che stiamo cercando di fare adesso, ecco, il primo step è stato quello di partire, no? Di realizzare, di mettere in piedi questa nostra innovazione, eccetera. Adesso dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando molto nella diversificazione della materia prima. Quindi questo complesso industriale nasce partendo, la tecnologia è molto versatile, può utilizzare any kind di vegetable oils, questa è la definizione che noi diciamo nel mercato internazionale. Qualsiasi tipo, di olio vegetale. Questo è il succo del discorso, perché voi in questo momento utilizzate molto olio di palma, però avete già iniziato a utilizzare l'olio delle fritture, l'olio esausto. Cina, diciamo così. Esatto. Noi utilizziamo, senatore, oggi circa l'80% della nostra materia prima è olio di palma. Il 20% proviene da oli di frittura esausti che stiamo acquistando sul mercato e li acquistiamo dai raccoglitori, che esistono delle piccole aziende che raccolgono questi oli, perché oggi chi ha una mensa, chi ha un ristorante, eccetera, ha l'obbligo di conferire quest'olio. Noi abbiamo fatto un accordo con lo scorso anno con il CONOE, che è il consorzio obbligatorio degli oli alimentari, e attraverso di loro siamo andati a vedere bene la disponibilità di questi oli, e non solo la disponibilità di questi oli, ma anche vedere come fare per promuovere ulteriormente la raccolta, perché noi siamo convinti che una parte se ne raccoglie, però ancora moltissimo non viene raccolto. In particolare non viene raccolto l'olio nelle abitazioni domestiche. E quindi l'anno scorso, ci diceva il CONOI, sono state raccolte 72.000 tonnellate di anno, nell'anno 2017, di olio UCO, è chiamato UCO, diciamo, che vuol dire Used Cooking Oils, questo è l'acronimo di questo componente, e
noi ipotizziamo che almeno il doppio, no? Diciamo ulteriori 100.000 tonnellate, 150.000 potrebbero essere recuperate se partissero iniziative importanti, che però vi dico dopo, quello che stiamo facendo anche in questo settore. Quindi si sta lavorando moltissimo nella diversificazione, quindi nel trovare altri tipi di oleine, trovare scarti dell'agroindustria, soprattutto qua Veneto, Emilia Romagna, eccetera, perché diciamo ci sono varie forme vegetali che se recuperate potrebbero essere utili. Voi avete già, diciamo, una lista di quelli che possono essere i materiali utilizzabili, perché l'ente, come diceva, addirittura forse potreste arrivare agli scarti di macelleria, per dire. Esattamente, noi questi, i grassi animali, una lista o sì. Chiusa o no. Senatore, quello che diceva dei grassi animali, e che le dicevo qualche anno fa, sarà una realtà tra 3-4 mesi, al completamento dell'avviamento di un'altra sezione di impianto che vedremo nel nostro giro, perché questi grassi animali, che hanno una composizione chimica molto simile a quella del gasolio, molto simile a quella degli oli vegetali, e però contengono alcuni contaminanti come il fosforo, come il calcio, il sodio, che dobbiamo eliminare per evitare di crearci danni al catalizzatore. A questo punto questo impianto di purificazione è in avviamento in questi giorni, quindi è stato già completato l'avviamento, quindi entrerà in marcia dalla prossima settimana. Al consolidamento dell'avviamento di questo impianto, noi lo chiamiamo POT, Palm Oil Treatment, al consolidamento di questo impianto noi potremo diversificare oltremodo la materia prima che stiamo lavorando nella raffineria, quindi aggiungendo agli oli vegetali esausti anche, diciamo, i grassi animali. Avete, quindi i grassi del macellaio. Un accordo con il circuito, non lo so. Sì, abbiamo già preso per approvvigionarvi. Sì, abbiamo già preso diversi contatti con i raccoglitori di questi grassi. Ce n'è alcuni proprio qui nella zona del Veneto, abbiamo qua vicino Venezia, alcuni fornitori che già, perché normalmente questi piccoli raccoglitori che raccolgono UCO, questi oli fritti, lavorano anche nel settore dei grassi animali. Abbiamo preso contatti con il distretto di Vicenza, dove c'è il distretto delle pelli, dove c'è un'altra realtà importante di piccole e medie imprese italiane, dove oggi questi grassi vengono utilizzati per lo più per fare energia elettrica, vengono bruciati per fare energia elettrica a bassissima efficienza. Noi invece li potremmo prendere e quindi nell'ambito dell'economia circolare riuscire ancora, partendo da quella molecole, a ritornare a molecole buone per farci del gasolio di buone caratteristiche. E anche questo sarà operativo oramai tra qualche mese. Quindi sì, la differenza tra un grasso e un olio chimica non c'è, sono identici. Uno è un po' più saturo, il grasso che diventa solido, l'olio è liquido perché ha delle insaturazioni, ma chimicamente sono identici. Quindi processo, penso. Combinazione ci viene il fatto che ecco, quando l'ingegnere Rudolf Diesel, mi piace ricordare, nel 1900 ha inventato il motore Diesel, ha utilizzato un olio di colza, un olio vegetale. Quindi, cioè, noi oggi poi quello che ha fatto l'industria petrolifera, ha riformato il gasolio con le stesse caratteristiche dell'olio vegetale, adesso stiamo ritornando all'olio vegetale che era praticamente all'origine dell'ingegnere Diesel, Rudolf Diesel, quando ha progettato il motore Diesel. Quindi, e i grassi animali si inseriscono nella sua storia, come diceva il professore, hanno la stessa, praticamente la stessa potenzialità. Si utilizzare anche biomasse vegetali, poi qualcuno mi diceva anche scarti alimentari, l'umido, il problema del rifiuto umido potrà essere una parte. Le faremo vedere e le dico, poi possiamo fare altre cose con l'umido, abbiamo altre tecnologie. In questo dobbiamo utilizzare quelle biomasse vegetali che abbiano una composizione chimica con un certo numero di idrocarburi che vanno dal C10 al C16 e C18, che è praticamente la curva di distillazione dei gasoli. Se mettiamo altre molecole non vanno bene. Quindi diciamo, vanno bene le biomasse, ma quelle biomasse che abbiano quella composizione chimica. Poi però per per i rifiuti umidi le racconto quello che stiamo facendo con me. Allora, questo è il pre-treatment che dicevamo prima, e quindi praticamente con questo pezzo di impianto che era già stato previsto quando avevamo lanciato la bioraffineria, quindi diciamo stiamo seguendo esattamente quello che era il percorso che avevamo immaginato qualche anno fa.
Dunque, ecco questo, gela, ecco qui, la produzione quando sarà regime potremo produrre 600.000 tonnellate all'anno di materia prima e a gela 720.000 tonnellate all'anno. Dunque, andiamo, ecco qui, diciamo, perché c'è una, noi diciamo, c'è una riduzione anche della CO2. Cioè il prodotto che noi oggi produciamo, questo Green Diesel, che diciamo che è economicamente e ambientalmente sostenibile, cioè è sostenibile anche perché permette una riduzione complessiva di CO2 del 48%. Come abbiamo fatto a dire, ecco perché il legislatore europeo ha detto utilizza questi componenti rinnovabili? Perché abbiamo confrontato la CO2 che viene generata quando si produce il gasolio partendo da greggio, raffineria convenzionale, con il gasolio bio prodotto attraverso uno schema alternativo. La differenza, facendo quello che noi chiamiamo life cycle assessment, quindi diciamo valutiamo un qualche cosa, però diciamo dall'inizio alla fine, perché se uno valutasse soltanto un pezzettino non sarebbe corretto. Quindi è stato valutato la produzione del gasolio partendo dal greggio, la nave che trasporta il greggio, che arriva qua, raffina il prodotto, consumiamo energia, si consuma energia e si emette CO2, eccetera, lo è stato confrontato con il ciclo, invece, partendo per esempio dall'olio di palma, l'olio di palma parte dall'Indonesia, Malesia, arriva la nave, la porta, qui lo lavoriamo, eccetera, e si vede che c'è una riduzione del CO2 di 42%. Questo lavoro l'abbiamo fatto con il Politecnico di Torino e quindi questo conferma gli ultimi dati che abbiamo, arriviamo intorno al 50%, che quindi questo green diesel che noi effettiamo, gli ultimi dati dimostrano che la riduzione effettiva della CO2 è superiore al 50%. Questo è facendo un'analisi scientifica di tutto il ciclo di produzione, quindi l'olio di palma, o olio vegetale di colza, olio di semi, eccetera, e dà questa riduzione, che è un dato abbastanza importante. Dopodiché un'altra cosa, sostenibilità dei biocarburanti, questo ci teniamo a dirlo, noi oggi utilizziamo sì olio di palma, circa l'80% detto come alimentazione, e l'olio di palma è un prodotto che nel mondo se ne producono circa 60 milioni di tonnellate all'anno e pro finalità energetica ne va circa il 10%, quindi circa il 10% è utilizzato per fare diciamo energia, e l'altro 90% per altri usi, tranne dagli usi alimentari e anche altri usi chimici. Insomma, qui una volta c'era la palmolive, per esempio, la palmolive nasce perché era olive, palm olive, cioè era utilizzava per fare questi detergenti l'olio di palma, quindi ci sono tantissime applicazioni oggi all'olio di palma, sia nella parte farmaceutica che nella parte alimentare. La parte energetica è circa il 10%, però di questo olio di palma che noi acquistiamo, come ENI pretendiamo che ci siano una serie di, li chiamiamo, certificati di sostenibilità. Quali sono questi? E secondo, le linee guida che dà l'Unione Europea. Cioè noi quando compriamo dobbiamo essere certi che non si utilizza olio di palma che proviene da una deforestazione recente, che si utilizza olio di palma che non... che applica tutte le norme in termini di protezione del lavoro, che non si utilizzino quindi diciamo lavori strani, non ci sia sfruttamento del lavoro minorile, eccetera. Ecco, tutte queste cose rientrano, noi paghiamo anche un po' di più l'olio di palma, però il nostro olio di palma deve rispondere a questa certificazione. Noi abbiamo i nostri certificati, abbiamo gli auditors che vengono da noi per verificare le provenienze, quindi l'olio di palma nostro è tracciato e quindi si sa esattamente la provenienza. Questo è importante perché come azienda ENI abbiamo investito molto nella sostenibilità e vogliamo essere sicuri che tutta la supply chain venga praticamente cauterata, quindi partendo direttamente dalla produzione abbiamo visitato i campi di produzione prima di entrare in contatto con questi traders in modo tale da essere assolutamente sicuri di quello di che noi diciamo e non vogliamo perdere questi criteri diciamo di sostenibilità. Professore, una piccola nota politica perché me lo consenta. Voi utilizzate il 10%, o meglio, l'olio di palma al 90% è utilizzato per scopi alimentari, quindi capiamo che il grosso sforzo politico deve essere sul settore alimentare. Ciò non di meno, anche per i combustibili, noi premeremo sul fatto che comunque l'industria si sposti sempre di più sull'economia circolare, quindi sul riciclaggio,
degli oli di frittura esausti, della parte alimentare di prodotti di macelleria, di qualsiasi altro prodotto che attualmente è uno scarto di un'altra filiera e che invece diventa ingresso. Quindi sia ben chiaro che abbiamo ben presente la problematica dell'olio di palma, quindi il grosso è da fare sul settore alimentare, però anche sul settore energetico noi spingeremo sempre di più sul fatto che non si utilizzi materia prima coltivata appositamente, ma prodotti di scarto di altre materie. Tra l'altro io penso che su questo la vostra ricerca continui, perché presumo che utilizzare il materiale che acquistate qui in Italia comunque solo per il trasporto vi costi di meno. Quindi presumo che su questo ci state lavorando. Assolutamente. Sull'allargare appunto le matrici d'ingresso. Assolutamente, questo rientra nei nostri piani totali di sviluppo, in cui ci siamo proprio impegnati anche per migliorare l'economicità del sito. Noi oggi, attualmente, quello che abbiamo fatto con questa bioraffineria è che siamo passati all'opzione make, quindi siamo noi producendo il biocarburante. L'alternativa, gli altri nostri competitor stanno utilizzando sempre olio di palma per produrre il cosiddetto FAME. Quello che sta facendo l'ENI lo sta invece producendo. Il consumo oggi di questo olio di palma ha per finalità energetiche, da che cosa è determinato? Da questo obbligo normativo che impone a livello Italia, a livello Europa, siamo intorno mediamente intorno al 7%, l'impiego di questi biocarburanti. E i cosiddetti biocarburanti advanced, ne parleremo un attimo dopo, e oggi ancora sono una realtà che è poco visibile, e vi diciamo anche come quello che stiamo facendo. Spieghiamo dopo cosa sono gli advanced. Quindi spiegarlo, non tutti sanno cosa sono. No, no, è importante dire, ecco, che cosa sono gli advanced, cosa sono le materie. Andiamoci per qua. Velocissimo, da dove arriva il vostro olio, per curiosità? Gli arriva via nave? Arriva via nave dalla Malesia e dall'Indonesia. Noi stiamo producendo oggi utilizzando essenzialmente quello di Palma. Allora, questi, vabbè, abbiamo detto i nostri certificati. E vediamo un attimo una piccola sezione carburanti speciali. Allora, sì, qui abbiamo fatto questo bellissimo prodotto, questa grande riconversione, però questa grande riconversione ci ha permesso di immettere sul mercato, primi in Europa, un prodotto completamente nuovo, che non esisteva prima. Un prodotto che noi, ecco questo, diciamo, facciamo un attimo così. Questo deve essere dopo, è passato qui adesso. Beh, allora facciamo una piccola... parliamo un attimo di questo prima, poi ritorniamo un attimo su questo. Che cosa ci ha permesso di fare questo green diesel che stiamo producendo qui a Venezia? Ci ha permesso di lanciare sul mercato un prodotto nuovo, che noi abbiamo chiamato Eni Diesel Plus. Da circa 2 anni è disponibile nelle nostre stazioni di servizio questo prodotto, che contiene il 15% di componente vegetale, componente green. E noi, perché cos'è, diciamo, la differenza tra il gasolio? Visto, una delle domande che si faceva era: ma quella differenza tra un gasolio normale e il gasolio che invece utilizza in maniera importante questo Eni Diesel Plus? E qui la differenza è tutta questa. Qui vedete, nei nostri gasoli, quelli convenzionali, ci sono un certo numero di anelli aromatici. Questi anelli aromatici tendono poi, quando bruciano, a formare particolato. Noi invece, mettendo il 15% di componente green, questo vegetale, abbiamo aumentato la quantità di normal paraffine e di isoparaffine. Quindi abbiamo dato praticamente al gasolio caratteristiche abbastanza diverse rispetto a quelle che evidenziavo prima in quella tabella. E allora dice: ma questo, allora, che cosa succede una volta che abbiamo messo questi prodotti nei gasoli, eccetera? Cosa succede? Succede che praticamente abbiamo modificato la chimica del gasolio convenzionale, abbiamo dato al gasolio un numero di cetano più elevato, e quindi abbiamo dato al motore delle prestazioni diverse. Quindi alla fine la nuova composizione chimica, minori aromatici, minori poliaromatici e minori zolfo, e quindi un minore impatto ambientale, minor particolato, minor ossido di azoto, eccetera. Nel motore invece, a livello prestazionale, se voi avete una macchina diesel e utilizzate questo componente che contiene il 15% di componente vegetale prodotto, quindi il 15% di questa sostanza qua, oggi è all'interno di questi gasoli che noi chiamiamo Eni Diesel Plus, e quindi dà una maggiore efficienza al motore. Andiamo a vedere più in dettaglio che cosa avviene quando si utilizzano questi gasoli.
vedete il numero di cetano che tende ad aumentare, il contenuto di zolfo si riduce rispetto al gasolio commerciale, i poliaromatici, aumenta il potere calorifico, quindi diciamo aumenta l'energia che noi diamo alla macchina, quindi si fa anche qualche chilometro in più per litro perché c'è più energia nel gasolio. La stabilità ossidativa è ottima, quindi vuol dire che se uno lascia la macchina con il gasolio, con il pieno, non avviene un degrado di questo gasolio perché il gasolio mantiene inalterate le sue caratteristiche. Ecco, a questo punto siamo andati a vedere, beh, allora a livello ambientale, se una macchina diesel, se un autobus diesel utilizzano questo N-Diesel Plus, che cosa succede? E qui abbiamo fatto dei test all'interno dei nostri laboratori di San Donato Milanese. Abbiamo delle sale che noi chiamiamo sale prove emissioni motori e abbiamo fatto dei test. Abbiamo messo delle macchine, diverse tipologie di macchine, le abbiamo chiamate light diesel vehicles, quindi macchine con dei diesel normali, e abbiamo testato una volta con il diesel normale, un'altra volta con il diesel plus. Abbiamo fatto un po' questa sperimentazione, però ci siamo fatti accompagnare in questa sperimentazione dall'Istituto Motori di Napoli, CNR, che è un centro di eccellenza nell'ambito dell'analisi della combustione. Quindi abbiamo voluto coinvolgere un ente scientifico terzo in modo tale da avere un dato che poi fosse validato anche a livello scientifico da un'autorità, no? Scientifica. Che cosa abbiamo visto quando... Allora abbiamo visto che utilizzando questo, innanzitutto si riduce la CO2. Perché la CO2? Perché noi stiamo utilizzando il 15% di componente rinnovabile, essenzialmente. Questa componente rinnovabile nel suo ciclo di vita produce meno CO2, quindi se si utilizza questo si risparmia CO2. Poi un po' perché c'è una maggiore efficienza. Se il motore funziona meglio e fai un po' più di chilometri con un litro di gasolio, vuol dire che stai emettendo per numero per chilometro meno CO2. E quindi questa è la CO2. Però andiamo a vedere il dato più significativo, non che la CO2 non sia significativa, perché la CO2 riguarda il tema dell'effetto serra, e quindi diciamo tutte le problematiche connesse con i gas e l'incremento di temperatura del pianeta. Però nella vita di tutti i giorni nostra, quello che noi ci andiamo a confrontare quando viviamo in una città, noi con cosa ci confrontiamo? Ci confrontiamo con il particolato. Sappiamo che il particolato è una sostanza molto pericolosa e noi abbiamo visto che il particolato si riduce fino a meno 20%, quindi il gasolio, la macchina diesel che utilizza questo gasolio fa meno particolato. Fa anche minor numero di particelle, quindi non solo il particolato da sotto in chili, ma ne fa anche minori particelle e quindi anche questo è un altro aspetto importante, quindi c'è minore probabilità di ingerire particelle carboniose. E facciamo minori idrocarburi incombusti, l'efficienza di combustione migliora, quindi dal tubo di scacciamento escono meno incombusti. E ossido di carbonio, anche qui aumenta la qualità della combustione e quindi si fa meno 40% di ossido di carbonio. Poi un'altra cosa che avviene ed è molto importante è anche il rumore. La macchina diesel con questo diesel fa un po' meno rumore perché la combustione è migliore e quindi si riduce di circa 2 decibel. Il 2 sembra un numero piccolo, in realtà la scala è una scala logaritmica, quella dei decibel, quindi dire 2 decibel in meno è un numero che è abbastanza importante. E questi sono i risultati che abbiamo visto sulle macchine e con questo test fatto nei nostri laboratori prima del lancio di N-Diesel Plus. Dopodiché cosa siamo andati a fare? Beh, qui abbiamo fatto uno studio importante l'anno scorso con il Comune di Torino. Sapevamo che la città di Torino è la città che in Italia, per effetto della sua posizione a ridosso delle Alpi, è quella che in inverno soffre un po' di più, diciamo, già la Pianura Padana soffre tutta la Pianura Padana per questi particolato, ossia azoto, eccetera, ma in particolare Torino perché è proprio a ridosso delle Alpi, c'è poco ricambio d'aria, eccetera. Allora ci siamo rivolti alla sindaca Appendino e abbiamo chiesto di fare una sperimentazione utilizzando un autobus di Torino. E gli abbiamo detto, dico, senti,
se tu ci metti a disposizione un autobus, noi prendiamo quest'autobus, lo portiamo nei nostri laboratori di San Donato, una volta ci mettiamo Endisel Plus, un'altra volta ci mettiamo il gasolio convenzionale, quello che tu stai utilizzando, e vediamo dal singolo autobus se si ottiene qual è il miglioramento della qualità di combustione e quindi anche dell'ambiente che si prende. Abbiamo fatto questa sperimentazione, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, e anche qui ho ribadito con la presenza dell'Istituto Motori di Napoli, perché molte di queste analisi ce la svolte direttamente il CNR, avevano loro proprio la strumentazione sofisticata per calcolare il numero di particelle, la tipologia, eccetera. Quindi siamo andati a vedere e cosa abbiamo visto. Particolato primario, riduzione fino a meno 16%. Però, attenzione, di quel particolato che si era formato, siamo andati a fare la speciazione chimica del particolato. Dice, ma che cosa c'è in questo particolato rispetto al particolato che c'era prima? E abbiamo trovato che i PNA, che sono i polinucleoaromatici, quindi quelle catene che sono quelle sostanze chimiche che sono anche dannose, e c'era una riduzione drastica del 38% rispetto, diciamo, al gasolio convenzionale. Poi abbiamo visto che l'ossido d'azoto, una delle sostanze, è difficilissimo ridurre l'ossido d'azoto, soprattutto nelle macchine dove non ci sono dei dispositivi per ridurre l'ossido d'azoto. E siccome la combustione con questo gasolio avviene in maniera molto più lineare, molto più uniforme, quindi non ci sono dei picchi di temperatura, allora l'ossido azoto che si forma dentro il motore, perché l'azoto è presente nell'aria, l'ossigeno è pure presente nell'aria, quando si trova intorno a 1000 gradi la temperatura di combustione, i due componenti reagiscono e formano l'ossido azoto. Se però la temperatura è più uniforme ed è leggermente più bassa, allora se ne formano di meno. Quindi noi in questo autobus di Torino abbiamo visto meno 10% di ossido d'azoto. Le particelle, e quindi contando le particelle c'è una riduzione del 40%, quindi in termini di azoto, CO2 e particolato, eccetera, abbiamo trovato dei grandissimi risultati. Ecco, questo fa vedere ancora meglio, cioè tutta, in particolare quello che abbiamo visto, che il particolato che viene generato, la forte induzione, è soprattutto nel campo delle microparticelle. Cioè, ovviamente capite, è facile capire che più sono piccole le particelle e, diciamo, peggiore il... cioè, le piccole particelle sono quelle che vengono respirate tranquillamente, quindi non c'è nessun filtro a livello polmonare. Quindi noi abbiamo ottenuto un grande beneficio proprio soprattutto in questo campo. E allora questo che cosa... Prego. I filtri antiparticolato c'erano in questi autobus? Non ho capito. I filtri antiparticolato? No, erano diesel. Era un diesel normale. Infatti questo ci ha portato a dire, allora, alla, diciamo, quando ci siamo confrontati con l'amministrazione di Torino, no? E con le altre amministrazioni con le quali ci stiamo confrontando per proporre, noi che cosa stiamo dicendo? Vedete, perché c'è un grande dibattito adesso tra i mezzi elettrici, tra i mezzi a gas, eccetera, ho anche delle slide poi finali, però il tema di fondo è che oggi sugli autobus, quelli, il tema del diesel è soprattutto il tema dei vecchi diesel, perché oggi se noi andiamo a vedere un diesel Euro 6D, che è l'ultima categoria di diesel, voi vedete che in particolare... L'ultima che nel senso è la migliore. Che è la migliore, l'ultima, diciamo, l'ultima, diciamo, oggi le macchine diesel vengono progettate secondo questi standard, proprio imposti dalla legge europea recepita dai vari stati nazionali. Se noi andiamo a confrontare il particolato che esce da una macchina o da un autobus 6D, noi non riusciamo nemmeno a misurare il particolato, cioè è al di sotto della soglia di rilevabilità, quindi non c'è particolato. Poi andiamo a misurare gli ossidi d'azoto, poiché le nuove macchine diesel utilizzano un catalizzatore, utilizzano, noi lo chiamiamo AdBlue, e praticamente sarebbe un urea, e questo urea che cos'è? Non è altro che un composto chimico che si aggiunge in un secondo serbatoio, piccolo serbatoio, e ogni 7-8 mila chilometri, dipende dalla tipologia di macchina o dai camion, eccetera, aggiungendo questo secondo componente, gli ossidi di azoto che vengono
formati dentro il motore, perché c'è una reazione chimica, come ho detto prima, tra l'azoto e l'ossigeno, gli ossidi d'azoto vengono ritrasformati in azoto elementare per effetto di questa reazione chimica. Quindi anche qui il problema dell'ossido d'azoto è un non problema, quindi anche questo è un problema risolto. Quindi il particolato è zero, gli ossidi d'azoto tendono a valori bassissimi, quindi a questo punto il tema vero del diesel è che i diesel oggi, questi di nuova generazione, sono assolutamente compatibili con la parte ambientale. Il vero tema è che se noi guardiamo in Italia, il parco automobilistico italiano è abbastanza vetusto, noi abbiamo un'età media che va a 12-13 anni, un'età media ancora sugli autobus che è ancora maggiore, e quindi che succede? Che sono i mezzi quelli più vecchi che danno un problema reale all'ambiente. E allora anche su questi mezzi vecchi, ovviamente i mezzi economici sono limitati, non è che sarebbe bello avere all'improvviso tutti questi mezzi nuovi, ovviamente qualcuno si confronta con i vincoli di bilancio di ogni realtà, e allora noi stiamo dicendo, mano a mano che tu intanto cambi il parco automobilistico, e il parco autobus, potresti fare utilizzo di questo E-Diesel Plus, che praticamente per effetto di questa sua componente vegetale tende a ridurre quindi l'impatto ambientale. Poi ovviamente ci sarà l'evoluzione dell'elettrico, l'evoluzione dei mezzi a gas, a LNG, eccetera, eccetera. Però nel frattempo forse diciamo che l'impatto più veloce, no? Per un'amministrazione che sta gestendo varie cose, vincoli di bilancio, mezzi, la salute pubblica, ecco, riuscire a cambiare i vecchi mezzi con dei mezzi nuovi, con la stessa tecnologia, già quello di per sé dà un contributo enorme all'ambiente. Perché mi scusi, premesso che qua entriamo sul discorso politico, per cui io voglio attenermi solo alla parte, diciamo, strettamente scientifica, chimica, e quindi come discorso politico ovviamente noi cercheremo di velocizzare al massimo la transizione all'elettrico, quindi automobili ZEV o MZEV, quindi insomma a combustione, senza combustione, non motore a scoppio ma senza emissioni. Premesso questo, che l'abbiamo detto in tutte le salse possibili e immaginabili, finora stiamo parlando di questa produzione che viene miscelata al gasolio tradizionale fossile, in questo momento 6-7% o 15%, come per esempio nel caso dei vaporetti qui di Venezia, che so che hanno un 15% di questa nostra produzione. Ma la prima domanda è, che penso che molti spettatori si stiano facendo, è possibile far andare un automezzo col 100% di questo prodotto? Quindi sostituire completamente, arrivare eventualmente ad avere un, chiamiamolo diesel, insomma un combustibile totalmente di origine, diciamo così, vegetale, di origine di economia circolare e non da raffinazione del petrolio? Beh, diciamo, allora fatemi fare un piccolo passaggio indietro, che era questa... Ecco, questo è stato un progetto che abbiamo portato con la Marina Militare Italiana, e la Marina Militare Italiana ci ha chiesto qualche anno fa, dice, ma noi vogliamo fare un gasolio che abbia caratteristiche molto diverse, diciamo, da quelle convenzionali, di origine bio, lo potete fare un gasolio tutto bio? Ecco, poi loro ci hanno, la Marina Militare ci ha chiesto, la risposta è sì, noi possiamo fare un gasolio 100% bio, perché questo qui, se si mette nella macchina il motore diesel, e abbiamo anche delle sperimentazioni in corso con alcuni costruttori di automobili e di mezzi pesanti, quindi è possibile farlo, ma è possibile anche fare miscele diverse. In questo caso con questa nave e con la Marina Militare abbiamo testato la nave con un carburante fatto 50% da gasolio minerale e 50% di gasolio green prodotto dalla raffineria di... Piccolo dettaglio, i costi di questo... Bravo professore, questo perché è il tema... Tagliamo sempre lì alla fine. Esatto, il tema importante, professore ha toccato esattamente la Marina Militare, poi dopo ci ha chiesto per la sua sperimentazione di gasolio con il 10%, abbiamo fatto le test anche con il 10%, perché aumentando la quota, il gasolio di origine vegetale ha dei costi superiori al gasolio di origine minerale. Ma è un discorso di costi industriali, cioè se io salgo nella quantità di prodotto lavorato, riesco ad avvicinarmi al prezzo del gasolio tradizionale? Ad oggi no, perché oggi noi utilizziamo l'olio di palma
per fare questo gasolio. Quest'olio di palma oggi lo paghiamo dai 650 a 700 dollari la tonnellata, quindi la materia prima di partenza ha lo stesso prezzo o leggermente più alto del gasolio minerale. Poi a questa materia le deve aggiungere tutto il costo di trasformazione, di lavorazione, l'aggiunta dell'idrogeno per fare questi processi, quindi arriviamo a un costo, quindi il gasolio di origine bio è un qualcosa che costa di più del gasolio minerale. E questo quando noi abbiamo inventato e messo sul mercato questo gasolio con il 15%, noi questo gasolio oggi lo vendiamo nelle stazioni di servizio di Eni a circa 10 centesimi in più al litro rispetto al gasolio convenzionale, e tiene conto di una formula chimica diversa, di migliori prestazioni che noi diamo all'automobile, e quindi è un prodotto più pregiato. Quindi ad oggi, utilizzando questa materia prima, questa è la struttura dei costi. Quindi questo gasolio costa di più. Abbiamo messo il 15% perché il 15% è un po' quello che è il compromesso tra le prestazioni chimico-fisiche che otteniamo, prestazionali del motore, e il valore, senza aumentare troppo, perché se poi avessimo fatto un prodotto troppo costoso nessuno ce l'avrebbe comprato, quindi sarebbe stato un esercizio. Comunque, la notizia importante è che tecnologicamente, è possibile farlo. La cosa un domani se dovessi riuscire a trovare delle materie di partenza economiche di scarto costano praticamente esatto, le materie prime di scarto, quelle che possono essere utilizzate quasi nulla. Diciamo che in realtà noi oggi non posso dire esattamente i valori economici perché ci sono dei contratti in corso, però gli oli che noi compriamo esausti hanno un ordine di grandezza simile a quello dell'olio di palma, poco più dell'olio di palma. Perché, per prendere. No, perché c'è comunque c'è tutta una struttura. L'olio che noi prendiamo, che utilizziamo, quest'olio di frittura, ha dei costi che sono innanzitutto un sistema di raccolta, quindi c'è qualcuno che deve andare e lo deve raccogliere. Quindi il valore, il prodotto nasce con valore zero, no? Dopodiché c'è una struttura di costi per raccogliere questo circuito, dopodiché da quest'olio, diciamo la pallina fritta o il gamberetto che è rimasto dentro, qualcuno ci vuole togliere, perché nel gamberetto dentro il piatto non ce lo possiamo mandare, altrimenti ci fa danno. Quindi c'è un processo che noi chiamiamo di purificazione. C'è anche un processo di deidratazione, perché normalmente quando si cucina, ovviamente i cibi contengono dell'umidità, quindi l'acqua che è rimasta dentro poi in qualche maniera va fatta sedimentare, quindi in realtà non è mai, se noi recuperiamo un litro di olio, ecco che questo qui è l'olio, questo è l'olio fritto che noi praticamente prendiamo, questo olio fritto preso è già raffinato e quindi già va bene. Quindi tutto questo sistema rappresenta comunque, ha dei costi e praticamente ce lo fanno costare sul mercato a valori che sono poco più alti dell'olio di palma. Sì, questa è oggi la struttura del Più miglioriamo il processo, più si migliora questo processo di raccolta, e maggiore, diciamo, e minore sarà poi il costo della materia prima, e quindi per soddisfare. Quindi ad oggi però di questi oli, ecco, noi per darvi un'idea, qui a Venezia lavoriamo circa 300.000 tonnellate l'anno di materia prima, e di oli di frittura ne riusciamo a recuperare circa il 10%, circa 30.000 tonnellate, e quelle che ad oggi non siamo andati oltre il 10%, e spingendoci poi ovviamente a rastrellare tutti gli oli possibili possiamo salire un pochino di più, però insomma non abbiamo ancora questi numeri stravolgenti tali da rimpiazzare totalmente la materia prima base. Ad oggi no, ovviamente dobbiamo lavorare moltissimo per aumentare e per rendere. Però alla domanda di prima, si può fare l'olio? Sì, la risposta è sì. È un tema poi di costi e di valutazioni e di disponibilità delle materie prime per poterlo fare. Ritorno alla... come stiamo andando avanti? Ecco, l'altra cosa che ci tenevo qui a dire è... Beh, diciamo, abbiamo parlato di sostituzione delle materie prime e vi volevo raccontare, questa è la prima volta che lo diciamo anche, quindi diciamo è un po' una novità, non abbiamo ancora mai comunicato alla stampa, un grande progetto che abbiamo lanciato per sostituire l'olio di palma.
L'idea che ci è venuta in questo progetto è quello di partire e di utilizzare una coltivazione di ricino, perché l'olio di ricino, che è un olio non edibile, quindi non può essere mangiato, non può essere utilizzato per l'alimentazione, è una pianta particolare, cresce in terreni semiaridi, per la sua crescita può utilizzare acque anche che siano un po' salmastre o non del tutto pulite, come per esempio i reflui di un'acqua dei sistemi di purificazione di una città. Allora siamo andati e abbiamo fatto questo studio, è stato fatto dall'Università di Catania, la Facoltà di Agraria, e ci è stato presentato questo studio da parte di questo professore e quindi abbiamo finanziato un progetto in Tunisia. È partito il 1° aprile questo progetto e abbiamo dedicato praticamente perché il ricino, questo ricino, questa è la pianta del ricino, questo è il frutto poi che viene fuori dal ricino, e da questo frutto, questi, una volta che si spremono questi semi, esce fuori un olio come fosse olio d'oliva, eccetera. E quest'olio è un olio perfetto, ideale, l'abbiamo già testato dal punto di vista chimico per la nostra biorafineria di Venezia. Allora, andrebbe bene anche la Sicilia come coltivazione. Beh, la Sicilia però non abbiamo terreni, e se lo facessimo in Sicilia andremo in competizione con l'agricoltura. Noi vogliamo che il nostro prodotto sia sostenibile e quindi non vada in competizione con l'area food. E quindi siamo andati a trovare dei terreni, quali sono quelli non in competizione con l'area food? Sono i terreni semideserti, non il deserto, no, non è possibile. Ma quindi semideserti sì. Allora siamo andati in Tunisia, abbiamo dedicato nella zona di Tatouine, vi farò vedere dove è questa zona, 240 ettari, quindi un progetto sperimentale finanziato da Eni. Queste 240 ettari coltiveremo 480.000 piante e andremo a valutare 4 modelli culturali, li dividiamo in 60 ettari ciascuno e andiamo a fare. Uno, facciamo una coltivazione in asciutta, quindi non prevediamo nessun sistema di irrigazione. Vediamo se quella pianta ce la fa a crescere. Oppure una coltivazione irrigua con la tecnologia israeliana della goccia a goccia, quindi facciamo un impiantino con dei sistemi di tubi che portano e quindi la singola pianta ha la sua alimentazione per utilizzare al meglio la risorsa acqua. Un'altra, una coltivazione utilizzando delle acque di lavaggio che vengono da una miniera di fosfati. I fosfati sono sostanze, queste acque sono sporche che contengono questi fosfati, però i fosfati è una specie di concime per la pianta e quindi diciamo andiamo a valutare questa acqua qua. E poi un altro sistema con utilizzando delle acque a pozzi trivellati che hanno una elevata salinità, quindi l'acqua non è potabile, però anche se quest'acqua è salina la pianta dovrebbe crescere lo stesso. Questo è un progetto che nasce in maniera sperimentale, quindi la prima volta che una compagnia petrolifera decide, no, di vedere, no, nel campo bio di provare, diciamo, questa tipologia di coltivazione. Ecco, questa è la zona dove andremo a operare, dove già in questo momento si sta già coltivando, quindi vedete che le zone sono praticamente semidesertiche, e questo è Tatooine, ecco la regione, quindi il governorato di Tatooine, e questo, ecco, se funziona questo progetto sperimentale potrebbe essere esteso, quindi noi questo progetto prevede la coltivazione di questi 250 ettari, prevede quindi la produzione in loco dell'olio che viene poi spremuto e prodotto in loco e poi verrebbe trasferito alla bioraffineria di Gela o alla bioraffineria di Venezia. E l'obiettivo è valutarne la produttività di questi campi, valutare anche il costo di produzione, riusciamo ad essere competitivi con l'olio di palma, se saremo competitivi con l'olio di palma e se queste tecnologie funzionano avremo raggiunto un grandissimo obiettivo, perché innanzitutto questa barriera di olio di ricino è una sorta di contrasto all'avanzata dei deserti, quindi andremo a bloccare la desertificazione crescente, quindi riusciamo a fare un impianto rinnovabile perché attraverso la cattura della CO2 e quindi andremo a dare un contributo importante alla riduzione della CO2 con coltivazioni che potrebbero raggiungere e superare anche le centinaia di migliaia di ettari, quindi potremmo andare a individuare nel Nord Africa terreni simili sia a questi presenti in Tunisia, sia in Algeria, in Marocco, in Egitto, insomma,
aree dove già Eni già lavora, perché abbiamo impianti di produzione di petrolio e di gas, e quindi potremmo aiutare anche lo sviluppo, perché tutte queste coltivazioni poi richiedono in maniera importante manodopera per la coltivazione, la raccolta del ricino, per l'irrigazione, la manutenzione dei campi, quindi diciamo daremo anche un bel contributo economico allo sviluppo di questi paesi. Ecco, questo è, lasciatemi dire, il progetto più importante, no? Per provare a dare una sostituzione, quindi diciamo stiamo lavorando moltissimo nelle materie raccolta di olifritti, raccolta di grassi animali, però sappiamo che c'è già un sistema che grandissimi quantitativi in gioco non abbiamo. Noi con le due bioraffinerie tra Gela e Venezia dobbiamo poi, abbiamo un fabbisogno di materia prima di circa 1 milione di tonnellate d'anno. Quindi arrivare a 1 milione di tonnellate sarà, diciamo, faticoso, però diciamo ci stiamo impegnando e intanto stiamo lavorando anche per vedere come fare per recuperare tutto il recuperabile. Però in aggiunta a questo, ecco, per noi è anche importante questa tipologia di progetti, perché qui esistono delle aree veramente molto vaste, quindi se i risultati fossero interessanti potremmo veramente essere soddisfatti. Vediamo un attimo altre cose che stiamo facendo come ricerca Eni, lei citava prima, senatore, nel campo dei rifiuti, eccetera. Ecco, noi stiamo facendo, e oggi abbiamo varie tipologie, diciamo, di ricerche per diversificare la materia prima. Una domanda di premessa: dove fate questa ricerca? Quanti centri di ricerca avete in Italia? Per quante persone sono impiegate in queste ricerche? Dunque, allora, i centri di ricerca Eni noi ce l'abbiamo soprattutto a San Donato Milanese, questa è la nostra base di ricerca, lì abbiamo tutti i laboratori Eni, sono i laboratori per la ricerca upstream e per la ricerca, quello che noi chiamiamo upstream, quindi la parte di ricerca petrolifera, e la parte downstream, quindi diciamo nella parte di raffinazione, eccetera. Poi abbiamo centri di ricerca dedicati per la petrolchimica, però è un altro settore. Io appartengo a quella parte di Eni che noi chiamiamo refining e marketing, e quindi le saprò dire proprio del settore nostro, quindi dove della produzione, raffinerie e carburanti della nostra distribuzione. Comunque stiamo parlando di progetti che arrivano, diciamo, da intelligenza italiana. Quindi... intelligenza italiana sviluppate in Italia, sviluppate nel centro di ricerca di San Donato Milanese e nel centro di ricerca di Novara, l'ex istituto Donegani, che adesso fa parte della, ormai da diversi anni, della ricerca del mondo Eni. Quindi tra Novara e Milano noi portiamo avanti questi grandi progetti di ricerca. Poi questi progetti di ricerca a volte vengono appoggiati anche all'interno delle raffinerie per la costruzione di unità dimostrative, però parliamo tutto, diciamo, di prodotti italiani. E qui vediamo sempre nel settore di Novara, e sono state messe a punto delle tecnologie per convertire in biomasse oli microbici, quindi degli oli vegetali che provengono dalla fermentazione degli zuccheri, che a sua volta sono stati generati da biomasse lignocellulosiche. Quindi partendo da una biomassa lignocellulosica, attraverso delle nostre tecnologie riusciamo a produrre degli oli microbici. Siamo però qui ancora a livello di ricerca, quindi non abbiamo ancora un processo industriale in piedi, quindi c'è un'attività che ci porta a dire come utilizzare queste biomasse. E qui lasciatemi dire l'altra faccia della medaglia di queste biomasse, che si possono convertire chimicamente bene in prodotti oleaginosi, quindi diciamo in materia prima per questa bioraffineria. Poi alla fine però ci dobbiamo scontrare con una spesso queste biomasse si vengono realizzate in occasione del raccolto, cioè tu fai 2, 3, 4 raccolti all'anno in una cultura, generi dei prodotti di risulta, questi prodotti di risulta possono essere fermentati e trasformati, eccetera. Però c'è un problema di quando vengono prodotti, siccome c'è una produzione per effetti discreti ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, poi devi stoccare, devi tenere, quindi hai associato un'altra grande quantità di costi, e quindi va valutata bene tutta quanta la filiera. Mi scusi, lei ha toccato un punto importantissimo, perché alcuni mesi fa io lessi degli articoli riguardanti Canada e paesi scandinavi che da quello che era scritto già stanno producendo combustibili addirittura per aeroplani da scarti della filiera del legno.
E siccome noi qui in Italia abbiamo una potenzialità di crescita dell'utilizzo del legno che è enorme, perché sfruttiamo il 20% del crescimento annuo, quando la media europea è 60%, quindi senza disboscare nemmeno un metro quadro avremo tanto legno a disposizione, invece lo importiamo dall'estero, una cosa assurda. Ecco, il fatto di utilizzare scarti e legno cellulosi per noi sarebbe un enorme aiuto all'economia nazionale. Quindi voi mi confermate che state sviluppando... Sì, esattamente, senatore, le confermo che stiamo sviluppando questa tecnologia all'interno dei nostri laboratori del centro di ricerca ENI di Novara, che è il laboratorio dedicato alle energie rinnovabili, e quindi diciamo questo è uno delle linee di ricerca davvero importanti. Un'altra linea di ricerca è quella degli oli organici ottenuti da microalghe. Questo è stato un altro grande progetto che abbiamo lanciato alcuni anni fa, in cui le microalghe sono praticamente degli organismi unicellulari che si diffondono, che si accrescono con una grandissima rapidità. Se per esempio andiamo a vedere l'olio di ricino che dicevo prima, in un ettaro di campo coltivato l'olio di ricino e in un anno produciamo 3 tonnellate. Ecco, pensate che le nostre autobotti che riforniamo di benzina e gasolio, ogni autobotte diciamo porta 25 tonnellate. Quindi in un ettaro di terreno dove tutto quanto va bene, che non abbiamo avuto danni, eccetera, in un anno abbiamo ottenuto 3 tonnellate. Le microalghe invece riescono ad avere una produzione di circa 20-30 tonnellate per ettaro. Quindi diciamo si riproducono con una grandissima velocità, e quindi questo è un altro progetto in cui... cosa fate? E questo è un altro progetto che praticamente una volta messo a punto, abbiamo già fatto un impianto sperimentale all'interno della raffineria di Gela, adesso c'è un altro impianto sperimentale a Ragusa che stiamo seguendo sempre, che segue a Goldreni, per cui ci aspettiamo, è una tecnologia che è ancora in fase di ricerca, quindi non è matura per l'applicazione industriale, però anche qui diciamo stiamo lavorando molto. Questo è perché molti lavorano sulle microalghe, proprio come dicevo prima, perché la microalga, a differenza dell'olio di palma e degli altri oli, per ettaro ha una grandissima resa, quindi è una resa che è 10 volte superiore, quindi vuol dire che il footprint di terreno sarebbe abbastanza più basso a parità di tonnellate che dobbiamo produrre. E questo è un altro settore diciamo di aziende rinnovabili. L'altro settore col quale diciamo, stiamo lavorando è il cosiddetto, noi lo chiamiamo forzo, lei parlava prima, citava il l'umido. Allora l'umido è un altro settore che per noi è molto importante. Perché? Perché c'è già una logistica operativa che già raccoglie l'umido, lo prende, lo raccoglie e lo mette a disposizione. L'umido da che cosa è formato? Magari facciamo il semplice, spegni e accendi, forse. Ma il sistema esatto, noi diciamo molto. Comunque abbiamo scoperto una lacuna organizzativa dell'ENI sul televisore. È vero. Qui è tutto bello. Basta dare un clic. Allora, ritorniamo diciamo alla... stavo parlando del bioolio ottenuto dai rifiuti organici. Allora, è nostra convinzione come ENI che i rifiuti siano una grande risorsa energetica. Il rifiuto organico, sotto quello che viene raccolto, è formato da un 75%-80% da acqua e da un 20%-20-25% di idrocarburo, quindi carbonio e idrogeno, essenzialmente. Allora il tema è come riusciamo a valorizzare bene questa componente idrocarburica. Oggi con l'umido, nel mondo viene utilizzato l'umido e si va a termovalorizzatore, si brucia, si fa energia elettrica, però prodotta con bassa efficienza energetica.
Il nostro progetto che sono parole di Eni, che gli inceneritori hanno una bassa efficienza energetica, quindi prendete nota. Rispetto alla, diciamo, all'alternativa che noi abbiamo messo a punto nel nostro sistema di Novara. Perché dico questo? Perché noi partiamo con il processo messo a punto da noi, partiamo dal rifiuto, ne facciamo una sorta di pirolisi, chiamiamo, a una temperatura controllata, lo cuciniamo un po' e dopo una lenta cottura riusciamo a formare un idrocarburo. Questo idrocarburo si separa direttamente dalla fase acquosa senza dispendio di energia, perché le due fasi, se uno prova a mettere la benzina nell'acqua o gasolio nell'acqua, voi vedete che le due fasi sono immiscibili, non si possono mischiare. Allora, attraverso questo processo tutta l'acqua contenuta, diciamo, nella la buccia di mela, partiamo dall'esempio semplice della buccia di mela. La buccia di mela contiene circa l'80% d'acqua e il 20% tra carbone e idrogeno, quindi sostanza energetica. Noi la facciamo riscaldare e poi separiamo questo 80% di acqua, che si separa dal sole perché le due fasi sono immiscibili. E ovviamente questa fase liquida deve essere, prima di essere scaricata, deve essere trattata, subisce una serie di processi di purificazione. Veniamo alla fase idrocarburica. La fase idrocarburica ha una composizione chimica che non è direttamente né benzina né gasolio né e quindi ha bisogno di un ulteriore processo di raffinazione in una raffineria convenzionale. Quindi noi potremo prendere quell'olio, rimandarlo, rimischiarlo assieme al nostro greggio e ridistillare i singoli componenti. Questa tecnologia è stata messa a punto nei laboratori di Novara e adesso stiamo costruendo, ma partirà a luglio questo mese, e partirà un impianto sperimentale all'interno della raffineria di Gela. Perché noi, quando facciamo questa sperimentazione, come tutti sanno, si parte prima dalla fase laboratorio, dopodiché si costruiscono degli impianti pilota che sono un pochino più grandi, che poi funzionano 24 ore H24, in modo tale da verificarne nel tempo la robustezza, anche che la chimica funzioni, lo sapevamo da prima. Però oltre alla chimica, vogliamo, per dire che uno ha messo a punto una tecnologia, deve dimostrare che l'impianto funziona in maniera regolare, che tipo di manutenzione bisogna fare perché l'impianto funzioni regolarmente. E allora, per fare questo processo, noi facciamo gli impianti, i cosiddetti impianti pilota, che sono la fase propedeutica poi allo sviluppo industriale. Quando poi superiamo, normalmente durante la fase pilota si fa un piccoli aggiustamenti, si mette a posto qualche cosa, eccetera, dopodiché completata una fase sperimentale che può durare 6 mesi, 1 anno, a questo punto si è pronti, abbiamo tutti i dati tecnici per poter progettare un impianto industriale grande di dimensione di. E noi su questo, diciamo, che ci stiamo puntando, e secondo noi è uno sviluppo importante, ma assieme a quello stiamo facendo anche altri studi. Quindi questo è sull'umido. Altre caratteristiche, però siamo qui ancora in fase di studi preliminari. Scambiavamo qualche battuta prima con il professore sulla parte delle plastiche. Ecco, c'è il mondo oggi è pieno anche di plastiche non riciclate, e siccome anche la plastica si compone di carbone e idrogeno, stiamo individuando e stiamo facendo degli studi di applicazione, di ricostituzione delle molecole basiche per la nostra industria petrolifera, partendo direttamente dai rifiuti plastici o similari. E questa è un'altra frontiera importantissima. Qui le tecnologie, già esistono alcune tecnologie nel mondo, quindi non dobbiamo essere troppo, si tratta di riuscire a vedere come si può intercettare questo settore, valutarne bene gli economics, valutarne, quindi ecco, nel nostro spingerci nell'economia circolare, e siamo convinti quindi, come Eni, che sia con i rifiuti, sia con i rifiuti solidi, cosiddetti le plastiche non riciclabili, ci potrebbero essere grandi possibilità di sviluppo in questo settore. Ovviamente bisogna completare degli studi, abbiamo appena iniziato
degli approfondimenti su questi temi, però siamo confidenti che anche lì c'è carbonio e idrogeno e che manipolati nella maniera opportuna è possibile tirar fuori di nuovo energia. Quindi alla fine il mondo dei rifiuti, la pirolisi delle plastiche è stata studiata ampiamente. Ampiamente, eccetera. Quindi si può fare. Si può, esistono tra l'altro. Il ciclo dei rifiuti plastici ha già un suo ben definito sistema. Bisognerebbe andare a prendere quelli sparsi negli oceani, che ce ne sono tanti. Ecco, no, ma prima ancora di andare agli oceani bisogna vedere anche quelli che già oggi oggi vanno nelle discariche. Certo, quindi il tema è evitare che questi prodotti possano andare in discarica, e visto che laddove esiste già un sistema che in maniera strutturata raccoglie, ricicla, eccetera, beh, diciamo, noi come filiera industriale potremmo valutare come e se ci sono tutte le condizioni per un loro utilizzo. Attualmente siamo in una fase di analisi e di studio anche di questa possibilità, proprio perché riteniamo che insomma il rifiuto contiene energia. Quindi a volte quello che poi è importante vedere è: ma l'energia che tu hai recuperato è maggiore di quella che tu hai impiegato? Perché non vorremmo trovarci nella condizione di che per recuperare un kilojoule poi ne spendiamo 3. Cioè, allora se diciamo, allora a questo punto abbiamo fatto un utilizzo sbagliato dell'utilizzo energetico, perché poi andremo a incrementare le emissioni di CO2. Quindi il tema è: oggi tutto l'economia circolare è bellissima, è importantissima, però dobbiamo essere sicuri che alla fine la CO2 totale emessa sia inferiore. Quindi non dobbiamo aggravare il consumo energetico, perché altrimenti non abbiamo fatto un'operazione corretta. Quindi ecco, i nostri studi sono oggi praticamente un po' in questa fase, però crediamo che ci siano possibilità di andare avanti, e quindi ci stiamo dedicando risorse, lasciatemi dire energie interne nostre, per poter capire bene e approfondire anche questa tematica. Io la ringrazio, mi sono preso un po' di appunti, ma la cosa più importante è questa: siccome noi come movimento politico continueremo a puntare sulla mobilità elettrica, ovviamente da energie rinnovabili, però siamo coscienti che per quanto riguarda il settore aviazione e navale, quindi questi mezzi che hanno bisogno di per i quali al momento insomma l'alternativa elettrica è ancora piuttosto distante. Lei ci ha fatto l'esempio che con la Marina Militare Italiana avete una sperimentazione in corso, quindi l'abbiamo già fatto questa esattamente. Per la parte aeroplani invece lei aveva fatto vedere che tecnicamente è possibilissimo fare un combustibile per aeroplani. Però vorrei capire se avete una roadmap, avete una scaletta per produrre effettivamente un prodotto commerciale anche nel settore aeroplani, che sarà probabilmente l'ultimo che traslerà all'elettrico, insomma. Sì, allora, noi innanzitutto noi crediamo, anche vi faccio dire solo due parole sull'elettrico, in cui come Eni noi pensiamo che l'elettrico possa avere un suo sviluppo. La cosa importante è che quando poi si confronta l'elettrico, l'elettricità deve essere prodotta da fonti rinnovabili, perché noi abbiamo visto, senza citare, ma dei paesi in Europa che promuovono molto l'elettrico e hanno costruito recentemente una centrale elettrica a carbone. Allora, questo diciamo è una contraddizione in termini, quindi l'elettrico ha senso guardando sempre al pianeta nella sua interezza, cioè quindi guardando, come abbiamo detto prima, alla cosiddetta life cycle assessment, quindi guardiamo dall'inizio alla fine. Dalla culla alla tomba, no? E questo è il tema fondamentale, perché altrimenti poi si perde di vista questo tema. Quindi in presenza di energia rinnovabile, la vettura elettrica è sicuramente il miglior compromesso. Mi faccia fare, se per gli spettatori, abbiamo gli studi italiani di RSE che dicono che già attualmente con il mix energetico attuale, già comunque l'auto elettrica ciclo vita intero emette di meno. Abbiamo lo studio, quello del World Economic Forum, che ha preso i dati Stati Uniti, quindi con il mix energetico Stati Uniti, e anche loro hanno stabilito, è uno studio di gennaio 2018, quindi recentissimo, e ha stabilito che già adesso la tecnologia attuale con il mix elettrico statunitense, l'auto elettrica inquina il 60% in meno e sempre full cycle. Quindi certamente sì, siamo i primi a dire che l'auto elettrica deve andare con l'elettricità da fonte rinnovabile, però già attualmente è niente di meno.
Bene, ma noi diciamo rispettiamo tutti questi dati assolutamente, e quello che pensiamo però che poi alla fine la soluzione del problema è che si arriverà poi in maniera graduale, no? Quindi la macchina elettrica via via si imporrà sul mercato, quindi ridurrà i suoi costi di produzione, le batterie miglioreranno, tutto quanto. Ecco, nel frattempo, durante questa fase di transizione, noi ci stiamo impegnando, uno, per diciamo poter fare dei gasoli e comunque che siano più come dire, sostenibili, con tipo quelli che produciamo qui nella bioraffineria di Venezia. Ecco, questo è un po' un esempio. E poi alla domanda che ci faceva lei, senatore, dice, ma come facciamo per il trasporto aereo e per la navigazione? Ecco, sia navigazione che trasporto aereo e ovviamente il green jet che potremmo produrre qui da questa raffineria, dobbiamo fare una piccolissima modifica che ancora non abbiamo fatto, perché il jet è un prodotto che oggi rimane all'interno del gasolio e noi non lo estraiamo, perché ha una formula chimica che può essere anche blendata e utilizzata nel gasolio. Perché non lo stiamo estraendo? Perché dobbiamo fare una piccola modifica impiantistica. Non lo stiamo facendo perché di fatto ancora un mercato non ce l'abbiamo. Mentre abbiamo un mercato per questo nostro green diesel, quindi al mercato ancora non ci richiedono il green jet. Siamo però pronti, abbiamo già uno studio prontissimo e quindi nel giro di un anno dalla green light a partire siamo pronti a produrre anche biojet da questa raffineria, come saremo pronti a produrre biojet anche dalla bioraffineria di Genova. Quindi saremo in grado queste due bioraffinerie a soddisfare in maniera importante domande di biojet proprio per la parte aerea. Una cosa che mi manca, dovrei sapere ma non la so, per le automobili c'è l'obbligo per i biocombustibili di avere una percentuale bio. Sì. Per gli aeroplani non so. No. Ecco, quindi il problema è che questo è proprio legislativo, politico, non sì. C'è l'obbligo. Non c'è l'obbligo di utilizzare. Quindi un messaggio che i nostri europarlamentari a Bruxelles, inseriamo l'obbligo anche per gli aeroplani, perché altrimenti non si crea il mercato. Esatto, quindi noi oggi attualmente questi voli sono stati fatti dei voli sperimentali, voli come dire anche promozionali, però ad oggi non c'è un obbligo. Va da sé che poi, visto che il mondo è grande, cioè quando si fanno poi questa sorta di regolazioni, i regolamenti devono essere compatibili a livello mondiale, altrimenti finisce che l'aeroplano fa rifornimento in America o in Cina o in India e bypass il rifornimento europeo, quindi noi non riusciamo più e perdiamo tutta una parte del mercato europeo. Quindi quando affrontiamo tematiche come quella degli aeroplani, come affrontiamo tematiche come quello degli oli combustibili per le navi, poiché queste navi lavorano e lavorano sulle lunghissime rotte, ci deve essere una omogeneità di regolamentazioni tali da non favorire lo spostamento dei mercati da una parte all'altra. Però nel tempo del biojet con le due bioraffinerie Eni sarà in grado di fornire quantitativi importanti di biojet quando il mercato ce lo dovesse richiedere, e anche per la parte dell'olio bunker. L'olio bunker oggi cos'è l'olio bunker? L'olio bunker è l'olio e il carburante delle navi. Il carburante delle navi si chiama bunker fuel in inglese, e questo è oggi sarà difficile per le navi sostituire questo carburante con alimentazioni elettriche. Perché? Perché le navi stanno per 30 giorni, 40 giorni in navigazione e hanno dei grandi consumi energetici, e ad oggi il componente che ha la maggior densità energetica è il gasolio. Quindi se noi prendiamo un litro di gasolio, se vogliamo avere la stessa energia in una batteria dobbiamo moltiplicare per 30, per 40 il volume. Veramente l'idrogeno avrebbe una densità energetica ancora maggiore, però il problema è lo stoccaggio. Sì, l'idrogeno è un grosso caso, però parliamo di cose a quelle più semplici e banali. Oggi diciamo sul mercato c'è se oggi un armatore, no, dovesse dire io sostituisco e oggi ho dei serbatoi dove ci metto quest'olio combustibile che producono le raffinerie, oppure il gasolio, alcuni utilizzano il gasolio o delle combinazioni miste. Se volessero utilizzare gli spazi, no, che avessero a disposizione con dei sistemi alternativi, dovremmo moltiplicare questi spazi per 30-40 volte che il volume richiesto per accumulare quella stessa energia in forma elettrica. Questo è un limite di
ancora oggi, che di fatto è quasi insuperabile, perché oggi con le nuove batterie, quelle al litio, che utilizzano un atomo piccolissimo per incamerare energia, però siamo arrivati e c'è questa limitazione. L'idrogeno è un altro tema, in mezzo al mare è difficile poi trovare stoccaggio di idrogeno, quindi diciamo oggi invece per le navi quello che noi stiamo pensando, che sarà, diciamo, ma che anche il mondo armatoriale sta pensando, e una bellissima soluzione sarà quello che è l'LNG, perché nel nostro sviluppo energetico noi pensiamo che il gas giocherà un ruolo molto importante. Perché? Perché il gas è una molecola molto semplice, CH4, metano, è una molecola che contiene pochissimo carbonio e tantissimo idrogeno. Quando brucia il gas produce poca CO2 e tanta H2O, vapor d'acqua. Il vapor d'acqua non è un gas serra. Quindi diciamo, noi pensiamo che nel futuro, cioè in questo processo di transizione energetica, il gas giocherà un ruolo sempre più importante. E dove si può applicare il gas? Il gas, per essere applicato, ha bisogno delle grandi pipeline, oppure quello che si sta facendo oggi, ci sono delle gassiere, il gas dove nei paesi tipo il Qatar, che è un grandissimo paese produttore di gas, il gas viene liquefatto e trasportato a meno 176 gradi liquido con queste navi gassiere. Le navi gassiere arrivano qui vicino, per esempio a Venezia c'è un rigassificatore, il gas viene rigassificato e viene messo in rete. Oppure il gas che noi chiamiamo, questo gas sì, lo chiamiamo LNG, Liquefied Natural Gas, questo gas liquido potrebbe essere un'ottima alimentazione per le navi, perché una volta che noi siamo riusciti a portare questo combustibile liquido, ci siamo avvicinati alla densità energetica del gasolio. Non è proprio come il gasolio, perché il gasolio c'è una storia energetica ancora più grande, però diciamo riuscendo a portarlo in fase liquida, perché la fase gas, se rimane in fase gas, lei nel metro cubo di gas c'ha, per avere tanta energia bisogna comprimere a diverse centinaia di atmosfere questo gas. Se invece riusciamo a portarlo liquido, allora aumentiamo di molto. Quindi quello che noi immaginiamo per la transizione delle navi, che oggi utilizzano olio combustibile molto inquinante, e già nel 2020 è previsto che cambi moltissimo la specifica di quest'olio, e il livello di zolfo si ridurrà e arriverà allo 0,5% dal valore di oggi, che è 3,5%, quindi vuol dire che tutto quello zolfo oggi si trasforma in anidride solforosa. L'IMO, International Maritime Organization, che è un'organizzazione dell'ONU e che stabilisce il combustibile che le navi a livello mondiale devono utilizzare, ha già detto nel 2020 dovrai cambiare il carburante. Noi come Eni siamo già pronti, no, per fornire questo nuovo carburante alle navi. Non solo siamo pronti per questo carburante, ma abbiamo anche sviluppato una tecnologia che ci permette di trasformare questi oli ad alto tenore di zolfo in componenti più sostenibili dal punto di vista ambientale. E questa tecnologia si chiama EST, Eni Slavi Technology, l'abbiamo sempre inventata nei nostri laboratori di San Donato Milanese, abbiamo costruito il primo impianto industriale nella raffineria di San Lazzaro in provincia di Pavia, e di questa tecnologia ne abbiamo vendute già 3 tecnologie in Cina proprio nei mesi scorsi, e quindi adesso i cinesi stanno costruendo questi impianti secondo questa tecnologia Eni, che permette di partire da questi oli che contengono tantissimo zolfo, che non saranno più utilizzabili a partire dal 2020, in componenti più pregiati. Però ritornando all'LNG, quindi noi come per evoluzione di carburante più sostenibile per le navi, immaginiamo sia queste altre forme di gasolio a basso tenore di zolfo, di olio a basso tenore di zolfo, che dovranno essere operativi dal 2020, sia diciamo l'LNG, che emette molto di meno in termini CO2, in termini di zolfo, e quindi non c'è un problema anche di ingorgo delle navi per accogliere questi serbatoi di LNG. Già alcune navi utilizzano questo carburante e ovviamente l'impatto ambientale sarebbe completamente diverso. Anche qui a Venezia, se le navi, anziché utilizzare lo combustibile, utilizzassero questo LNG, e quando questo sarà disponibile in termini di infrastrutture, quindi quando il sistema paese metterà poi a
disposizione queste infrastrutture, noi avremo l'LNG che potrà via via rimpiazzare i combustibili più inquinanti e avremo anche l'LNG per, nei cosiddetti Blue Corridors, che stiamo già immaginando in Italia, per l'utilizzo dei camion, perché anche il camion o l'autobus o questi, diciamo, che hanno bisogno di tanta energia, dove lì anche il camion è difficile immaginare un autotreno che possa andare a trazione elettrica nel futuro, mentre immaginiamo che la trazione elettrica sia probabilmente nel futuro saranno molte macchine a trazione elettrica, nel camion che ancora utilizza moltissima energia, l'LNG potrà essere quell'altro carburante che permetterà una bassissima emissione in termini di particolato, CO2 e altri componenti. E come stiamo immaginando anche alcune strutture, in questi cosiddetti, stiamo partecipando a iniziative industriali anche europee, di costruzione di facilities, dei Blue Corridors, proprio che ci diano la possibilità di avere più strutture che utilizzino questo gas proprio per liquefatto, proprio per la parte autotrazione pesante. Ok, allora, ricordando che c'è un noto costruttore di veicoli elettrici che ha annunciato per il 2020 un camion da 1000 cavalli per 1000 km totalmente elettrico, comunque qui ritorniamo sul politico, perché naturalmente sarà la politica a decidere quanto veloce sarà la transizione verso l'elettrico. Professore, lei ha domande particolari, perché io mi ero segnato tutta una serie di domande, ma voi con la vostra presentazione le avete già dato la risposta. Forse l'ultima era sul fatto che lei ha detto a Gela c'è già un altro vostro progetto in corso. Sì. Alla fine comunque è una raffineria tradizionale, è più labor intensive rispetto a una bioraffineria, o una bioraffineria ha più bisogno di manodopera rispetto a una raffineria tradizionale? Cioè, alla fine, quando tutto è operativo in produzione tradizionale, conta più posti di lavoro una bioraffineria o una raffineria da petrolio tradizionale? Ritornando a quello che avevo presentato prima, per esempio qui nel caso di Venezia, quando noi avevamo tutta la raffineria in marcia, eravamo circa 350 persone, nella 330, nella bioraffineria oggi siamo intorno a 200, quindi il numero di persone è leggermente inferiore perché il numero di impianti utilizzati è minore, quindi diciamo che il processo è più semplice e quindi utilizziamo meno strutture operative. Gela invece prevediamo sarà un po' più grande la bioraffineria, il sito è anche diverso, ha una complessità maggiore, perché Gela nasceva con una raffineria che aveva anche integrato al suo interno un grande petrolchimico, e anche su Gela il numero di persone rispetto a prima è circa un po' la metà di quelle che venivano impiegate. Quindi è meno labor intensive, la risposta è meno labor intensive, perché il ciclo produttivo è più semplice. Posso chiedere un'ultima curiosità relativamente all'LNG? Mi risulta che a Marghera sia in programma un grosso centro di stoccaggio, siete qui molti anche voi? No, è un'altra società. A Chioggia? No, non siete coinvolti. Non siamo coinvolti in iniziative di prestare. Stiamo studiando, però appunto l'LNG per noi è un qualcosa di importante, come si diceva prima, nel mondo assieme al petrolio si sta scoprendo anche moltissimo gas, e quindi questo gas in maniera come dire, aiuterà questa transizione energetica che noi auguriamo che ci sia, che avvenga senza privilegiare una tecnologia rispetto alle altre. Sarà poi, diciamo, l'evidenza dei fatti che imporranno, diciamo, vinceranno le tecnologie migliori, poi alla fine la tecnologia migliore prenderà in maniera naturale il sopravvento. Sì, ovviamente dipende sempre dalla politica, perché se riusciamo a internalizzare le esternalità, allora sicuramente indirizziamo verso le tecnologie più pulite. Il problema, lo sapete benissimo, e noi ci staremo sotto continuamente, è che in questo momento le esternalità della filiera del fossile non vengono assolutamente internalizzate, lo dice la Banca Mondiale, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, insomma lo dicono tutti. Quindi io vi la ringrazio moltissimo, ingegnere, perché penso che la panoramica che ci ha dato, soprattutto con le ultime studi che state facendo appunto sulla lignina, sui scarti da cellulosa, sulle alghe, il progetto in questo momento Marocco con questa pianta, Tunisia, scusi,
da coltivare su un ambiente semiarido e quindi non in competizione con l'alimentare sia molto valido, anche se, ribadiamo, noi continueremo a puntare sugli scarti, sull'economia circolare, quindi sugli scarti il più possibile a chilometri zero. Quindi io ringrazio, penso che possiamo terminare qui la diretta, perché adesso poi faremo un giro, però non è possibile appunto fare riprese, poi ci sarebbe più confusione, insomma non si riuscirebbe a vedere molto. Comunque chiaramente vedremo impianti, tubi, collegamenti vari, quindi le spiegazioni teoriche sono quelle che ci importavano di più. Ovviamente l'impegno nostro è di starvi benevolmente col fiato sul collo, perché sono tecnologie che ci interessano molto. Naturalmente il passaggio dal vecchio petrolio lo vorremmo fare il più velocemente possibile, quindi vi esorteremo e spingeremo appunto per queste nuove tecnologie il più possibile appunto pulite, sostenibili e di economia circolare. Quindi io vi ringrazio nuovamente per l'ospitalità, ci scusiamo per avervi portato via questa mezza giornata di lavoro, ringrazio chi ci ha seguito, chiedo se poi potete mandarci questa presentazione in digitale, così la mettiamo a disposizione di chi volesse poi vedersela con calma. E quindi ancora grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie. Senatore, mi permetto solo di aggiungere una cosa, che sì. È stato citato prima su Venezia. Noi dal 1° aprile stiamo rifornendo tutti i vaporetti di Venezia con questo carburante prodotto qui nella bioraffineria di Venezia, e quindi e tra l'altro questo è un accordo che abbiamo fatto con il Comune, quindi è già operativa collaborato con Venezia, l'abbiamo fatto con Torino, lo stiamo proponendo anche con altri comuni, dove non solo noi forniamo questo carburante, ma le municipalità si stanno impegnando a massimizzare il recupero di olio fritto che possa ritornare come alimentazione a questa raffineria. Quindi l'accordo che abbiamo siglato è: noi vi diamo questo prodotto a determinate condizioni, voi aiutateci a recuperare olio fritto in modo tale che quindi riusciamo, ci date una mano a contribuire a diversificare la materia prima. Questo l'abbiamo fatto con Venezia, l'abbiamo proposto al Comune di Torino e adesso lo stiamo proponendo anche ad altre municipalità. Bene, allora un appello per tutti i comuni: olio fritto, recuperiamolo e utilizziamolo qui. Bene, grazie a tutti, buona giornata.